Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa semplicissima ma carinissima maglia che io ho deciso di chiamare Sunflowers. Per quanto riguarda il filato, ne ho utilizzato uno nuovo della Mistrico Filati che si chiama Angoina ed è questo filato che vedete morbido e anche peloso, quindi perfetto per l'inverno ed è anche molto caldo, il motivo per cui ho fatto delle maniche a tre quarti e non ho fatto delle maniche lunghe, perché posso indossarlo con sotto lupetto e quindi sfruttarlo per tutto l'inverno. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al mio sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori, e voglio farvi vedere altri colori che potreste abbinare. Io ho abbinato questi due, ma voi potreste abbinare anche un classico nero e grigio scuro, come questo, o il classico, e mi è caduto un gomitolo, scusatemi, eccomi, il classico ruggine con invece il rosa antico, che vedete si abbinano molto bene tra di loro. Io li trovo veramente fantastici come abbinamenti, ma ne potete fare veramente tanti altri, perché comunque sul sito ci sono anche altri colori, tipo il bianco, il rosso, il celeste, il grigio più chiaro. Quindi vi potete sbizzarrire a realizzare la maglia con i colori che più vi piacciono. Per quanto riguarda il quantitativo da utilizzare, io vi dico già che ho utilizzato 300 grammi, di cui 150 del color senape, 150 del color grigio, non so neanche definirlo bene questo colore sotto perché sembra quasi un color avorio, quindi un totale di 300 grammi. Se siete una taglia M vi occorrono invece 400 grammi, quindi dovete andare ad aumentare un gomitolo per ogni colore. Se siete una taglia L vi occorrono invece 500 grammi, quindi dovete aumentare di 2 gomitoli per ogni colore. Questo se volete le maniche a tre quarti come la mia. Se invece desiderate fare le maniche lunghe, allora a prescindere che siate una taglia S, M o L, a quello che vi ho già detto dovete aumentare di altri 100 grammi, ossia di altri 2 gomitoli, appunto per creare le vostre maniche belle lunghe. Per quanto riguarda l'uncinetto, invece ho utilizzato l'uncinetto del numero 6. La tecnica di lavorazione è quella che io preferisco, ossia quello di andare a creare prima la parte di sopra, quindi i due rettangoli che servono a creare le maniche e quindi la parte avanti e la parte dietro della spalla, del torace e del petto, e poi andare, dopo aver messo i marcatori, a creare lavorando in tondo la parte sotto della maglia. Ho fatto una piccola variazione a quello che faccio solitamente. Sapete, per chi mi segue, che solitamente i due rettangoli, quello dietro e quello avanti, io monto le stesse catenelle. Questa volta invece no. Per poter avere questo collo un po' più rotondo qui sul davanti, vedete, è morbido, non è tirato come solitamente è quando facciamo i due pezzi uguali, nel pezzo avanti sono andata a mettere 5 catenelle in più. Nel senso, per realizzare il pezzo dietro ho fatto 95 catenelle, per il pezzo avanti invece sono andata a creare 100 catenelle e poi sono andata a cucire. Quando sono andata a cucire ho tirato un po' anche la cucitura qui in modo tale da avere questo effetto un po' diciamo griffato, possiamo dire così. Quindi quando ho cucito le spalle sono andata a tirare un po' la cucitura per dare questo effetto di movimento alle maniche, e questo mi ha permesso anche, appunto, come vi ho detto, di avere il collo sul davanti più tondeggiante e non tirato come il collo a barca che abbiamo solitamente quando operiamo questa tecnica. Una volta fatto ciò, come vi ho detto, sono andata a mettere i marcatori. Una volta fatto i due rettangoli, sono andata a mettere i marcatori e sono andata a lavorare in tondo la parte di sotto. La lavorazione è semplicissima perché ho deciso di utilizzare soltanto ed esclusivamente giri di maglie alte. Questo appunto perché volevo dare rilievo al filato che ho usato e a questo fatto del creare queste maniche un po' diverse dal solito. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, da cui vi ricordo che da gennaio inizieranno delle dirette nel quale lavoreremo insieme determinati punti per realizzare, penso, stole e maglie insieme, e come sempre mi potete anche taggare su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati in linea Angorina, che è questo bellissimo filato che vedete peloso e morbidissimo. Lavorerò usando due colori, uno per la parte superiore della maglia e uno per la parte inferiore. Per la parte superiore utilizzerò questo qui, che è il color senape, ossia il numero 4, mentre per la parte sotto utilizzerò il numero 2, che è questa sorta di avorio o beigiolino chiaro, tortora chiaro, come preferite chiamarlo.
Però per farvi vedere la parte iniziale lavorerò comunque nel campione con questo colore, perché questo temo che dalla telecamera non si veda benissimo, anche se la lavorazione che andremo a fare è semplicissima. Questo perché andremo a realizzare due rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro, che ci serve per poter ottenere le maniche e la parte avanti e dietro della parte alta della maglia. Per quanto riguarda le catenelle, allora vi dico che io lavorerò con uncinetto numero 6, per la parte dietro monterò 95 catenelle, per la parte avanti monterò 100 catenelle. Questo mi permetterà di ottenere delle mezze maniche. Se volete delle maniche più lunghe, allora dovete andare a mettere tante catenelle quanto vi serve per poter arrivare alla lunghezza delle maniche desiderate. Ricordate sempre che le maniche per realizzare questi rettangoli dovete andare a misurare dal polso di una mano al polso dell'altra mano, quindi passando anche per le spalle per ottenere la lunghezza che desiderate, perché rispetto al solito la parte avanti questa volta ha delle catenelle in più. Questo ci permetterà, una volta che andremo a cucire insieme le maniche, questi rettangoli, quindi creare le maniche, di ottenere uno scollo tondo, perché la parte avanti cadrà leggermente di più rispetto alla parte dietro. Quindi, invece di ottenere il solito scollo a barca, quindi rigido, otterremo uno scollo tondo, quindi che cede un po' sul davanti. Detto ciò, come vi ho detto, io monterò 95 catenelle per la parte dietro, 100 catenelle per la parte avanti e andrò a fare dei semplicissimi giri di maglie alte. Quindi vedete, io qui ho montato delle catenelle e vado a fare semplicemente in questa maniera: 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, salto la prima delle mie maglie basse, delle mie catenelle, vado nella seconda e vado a fare la mia seconda maglia alta, vado nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi farò dei semplici giri di maglie alte fino ad arrivare all'altezza che mi serve per poter creare appunto la parte alta delle maniche. Quindi calcolate sempre lo scalfo, quindi se solitamente in una maglia lo scalfo vi misura 15 o 16 centimetri, dovete lavorare il rettangolo in altezza fino ad arrivare a quella misurazione. Io naturalmente alla fine vi dirò quanti giri ho fatto appunto per ottenere almeno 16 centimetri. Quindi ripetiamo, andiamo a fare dei semplicissimi giri di maglie alte. Vedete, io ho terminato il primo. Quindi mi giro con la lavorazione, poi vado a fare di nuovo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. E lavorerò entrambi i miei rettangoli in questa maniera. Come vi ho detto, dopo vi farò sapere quante volte ho ripetuto il giro e poi andremo a vedere come mettere i marcatori per poter creare il corpo della maglia. Vi ricordo solo che per la parte superiore io lavorerò il color senape, mentre per la parte inferiore lavorerò questo color avorio. Naturalmente sul sito voi avete scelto anche altri filati con cui lavorare la maglia, oppure potete farlo tranquillamente a tinta unita. Ho terminato i 2 rettangoli, come vi ho detto, in uno ho montato 95 catenelle e l'ho messo dietro, il secondo ne ho montate 100 e l'ho messo sul davanti. Questo perché mi permetterà, quando andrò a cucire le spalle, di avere la parte avanti che cede, in modo tale che si creerà questo scollo tondo e non il classico scollo a barca, quindi rigido. Per quanto riguarda i giri, per tutti e 2 rettangoli ho ripetuto il mio giro di maglie alte per 11 volte e per me, come larghezza delle maniche, vanno più che bene. Sotto sono andata a mettere i marcatori per poter iniziare a lavorare e ho fatto in questa maniera: ho lasciato 34 maglie aperte, cioè scusate, libere, quindi sotto 34 e 34, e sono andata a mettere il mio marcatore e ho fatto la stessa cosa da quest'altra parte. 34 catenelle, quindi maglie alte, 34 maglie alte. Ho messo il mio marcatore dove ho appunto la 34esima maglia e adesso quindi andrò a lavorare sotto, però cambierò anche colore. Andrò a lavorare con questo color beigiolino, cioè in realtà è un panna più che beige, quindi questo color panna, in modo da non fare tutto il maglioncino con un unico colore. Anche se non sono sicura di fare un maglioncino, penso che farò qualcosa di lungo che possa essere messo anche sopra il fuso. Vediamo comunque durante la lavorazione. Quello che non cambierà sarà comunque il punto. Andremo a lavorare sempre giri di maglie alte e lavorerò sempre con uncinetto il numero 6 e vi faccio vedere come. Allora, mi aggancio quasi subito dove ho il primo marcatore in modo da farvi vedere come andare a lavorare. Quindi vedete, qui ho la maglia alta prima del marcatore e mi aggancio con il mio filo e vado a fare
Ah, io sto nella parte dietro della maglia e vado a fare le mie 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. E qui invece è dove ho il marcatore e vado a fare in questa maniera. Prendo il filo, entro sia sulla maglia del dietro che sulla maglia del davanti con l'uncinetto. Tolgo il marcatore in questa maniera e vado a fare una maglia alta. Ho unito così la parte dietro dalla parte avanti e adesso continuo a lavorare normalmente andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi la lavorazione continua normalmente come abbiamo lavorato fino adesso. Continuo così fino ad arrivare al secondo marcatore e anche in quel caso vi farò rivedere di nuovo come andare ad unire la parte avanti dalla parte dietro. Quindi continuo a lavorare in questa maniera per tutto il giro, fino ad arrivare comunque per adesso dall'altra parte dove ho l'altro marcatore per farvi vedere appunto come procedere e come andare avanti. Sono arrivata al secondo marcatore di nuovo e prendo il filo, entro sia sulla maglia del davanti che sulla maglia del dietro, tolgo il marcatore e vado a fare la mia maglia alta. E adesso continuo la lavorazione sul dietro, quindi andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Terminerò il giro con una maglia bassissima e poi, come sempre, andremo a ripetere sempre lo stesso giro. Se avete bisogno che la maglia si allarghi o si stringa a determinati punti, andate a cambiare l'uncinetto, lavorando con l'uncinetto del 6,5 o anche del 7 se avete bisogno di allargare, del 5,5 o del 5 se avete bisogno di stringere parecchio. Oppure potete andare a fare, se dovete allargare di parecchio, potete andare a fare 2 maglie alte sopra la stessa maglia alta del giro precedente ogni 8 maglie, tipo ogni 10 per poterla allargare. Se dovete stringere di parecchio, potete andare a fare delle dimensioni, quindi chiudere insieme 2 maglie alte, anche in questo caso ogni 10 maglie, in modo tale appunto di stringere e allargare la lavorazione se non volete cambiare l'uncinetto. Io continuo così. Naturalmente, se dovessi fare qualche diminuzione, se dovessi andare a un certo punto a cambiare l'uncinetto, ve lo farò sapere. Per adesso continuo così, quindi giri sempre di maglie alte per tutta la lunghezza desiderata. Vi dirò alla fine naturalmente quanto sono andata a lavorare, quindi quanto da sotto lo scafo fino a giù ho ripetuto i miei giri, in modo tale da farvi sapere in centimetri quanto ho fatto lungo la maglia. Ho terminato la lavorazione con il filato del color panna e ho lavorato, in realtà è più un grigio che un panna, comunque ho lavorato per 44 centimetri, quindi da dove abbiamo messo i marcatori fino a sotto ho lavorato per 44 centimetri e intorno ai 20 centimetri sono andata a fare degli aumenti, non tantissimi, in realtà ho fatto soltanto 4 giri dove aumentavo una maglia alta alla fine di ogni giro in modo tale da allargare leggermente la lavorazione e farla quindi più larga sotto in modo tale che sulla vita mi stringe ma sui fianchi va più larga. Quindi ripeto, dopo una ventina di giri sono andata a fare questo aumento aumentando una maglia alta alla fine di ogni giro in modo tale, per questo l'ho fatto per 4 giri, in modo da allargare sotto la maglia. Una volta fatto ciò sono andata a cucire i miei rettangoli sopra. Ho cucito sotto da dove abbiamo messo il marcatore fino all'esterno e sopra sono andata a cucire per circa, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra, controlliamo insieme, per 27 centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte, lasciando appunto aperta lo scolo che, come potete vedere, ecco, mi abbasso, scusate, viene tondo proprio perché il pezzo avanti è più largo rispetto al pezzo dietro. Detto ciò, la nostra maglia è terminata.